Sotto la finestra papale della curia arcivescovile di Cracovia, adulti e giovani vengono a tutte le ore per illuminare la memoria di San Giovanni Paolo II e per invocare la sua protezione, un pellegrinaggio che si è intensificato in questi giorni di festa per la sua canonizzazione. Siamo qui nel finestra di Giovanni Paolo, nel finestra dove ha incontrato tanti giovani che sono venuti qui per pregare e giocare anche con lui. Tra due anni anche i giovani di tutto il mondo potranno pregare sotto quella finestra. Papa Francesco infatti ha dato appuntamento proprio a Cracovia dal 26 al 31 luglio 2016 per celebrare la giornata mondiale della gioventù, proprio nella terra di chi le ha inventate. Canonizzazione di Giovanni Paolo II cambia tutto, cambia anche, dà una forza più intensa. La Domenica delle Palme nel Santuario San Giovanni Paolo II a Wajewniki, i giovani hanno ricevuto il mandato per animare il cammino verso la GMG 2016 delle circa 500 parrocchie dell'Arcidiocesi di Cracovia. Abbiamo voluto creare una possibilità per i giovani che sono adesso come animatori di ciascun parrocchia, per organizzazione ma anche per vita spirituale. La mostra fotografica esposta sotto la curia arcivescovile di Cracovia mostra un Carlo Wojtyła inedito soprattutto ai giovani che non l'hanno mai conosciuto, ma sono soprattutto queste foto, le foto di un Carlo Wojtyła in canoa sulla neve in escursione con i suoi giovani universitari, un Carlo Wojtyła giovane sacerdote, anche giovane arcivescovo, sono un modello di riferimento e di ispirazione per tutti i sacerdoti e i vescovi di questa terra polacca, un modello da imitare e da presentare a tutti i giovani che verranno a Cracovia per la Giornata Mondiale della Gioventù del 2016.